mammiferi sono gli animali più sviluppati sulla Terra per quanto riguarda la struttura corporea e le dimensioni del cervello. Fra tutti gli animali vertebrati forniti di spina dorsale, sono i mammiferi, e di gran lunga, che hanno la più ampia gamma di variazioni per quanto riguarda le dimensioni e la struttura corporea. Alcuni mammiferi assomigliano perfino ad altri tipi di vertebrati, e questo può rendere difficile riconoscerli come mammiferi. Ma al di là della forma del corpo, ciò che distingue i mammiferi sono certe caratteristiche che li mettono in una posizione a parte rispetto a tutti gli altri animali. La gran parte dei mammiferi può essere riconosciuta per la presenza dei peli sul corpo. Alcuni hanno pesanti rivestimenti di pelliccia o lana. Questa spessa copertura ripara dal freddo e dalla pioggia. Ma alcuni mammiferi non hanno bisogno di questo tipo di protezione. Gli elefanti sono protetti dalla loro pelle dura e spessa. Un elefante giovane possiede un rivestimento di peli corti e duri, ma questi vanno persi in gran parte quando l'elefante cresce. Bisogna osservare proprio da vicino un elefante adulto per vedere qualche pelo residuo. Ma quasi tutti i mammiferi hanno almeno alcuni peli sul corpo, e per molti di essi un rivestimento di questi serve per l'isolamento necessario a mantenere la temperatura corporea. I mammiferi fanno parte di un gruppo di vertebrati chiamati animali a sangue caldo. Questo significa che essi di solito mantengono un'elevata temperatura corporea, anche nella stagione fredda, usando l'energia ricavata dal cibo. In autunno, molti mammiferi accumulano grasso nel loro organismo mangiando grosse quantità di cibo. Questo strato esterno di grasso garantisce una riserva di energia e anche l'isolamento, dovuto al rivestimento di pelliccia che in autunno diventa più abbondante. Grazie a questa protezione, i cervi e molti altri mammiferi possono rimanere attivi durante l'inverno. Ma ce ne sono altri che, durante la stagione fredda, diventano inattivi. Nascosto in un luogo riparato, uno scoiattolo passa l'inverno in uno stato di ibernazione. Quando un mammifero è in questa condizione, la sua temperatura corporea scende quasi fino al punto di congelamento. Il suo cuore batte solo 6 o 7 volte al minuto e anche la frequenza respiratoria è molto bassa. Solo pochi mammiferi passano l'inverno in ibernazione. Altri mammiferi, compresi gli orsi e le moffette, sono attivi qualche volta durante l'inverno, sebbene anch'essi dormano per lunghi periodi. Il loro sonno è quasi normale e non è mai vera ibernazione perché la temperatura corporea rimane elevata. Per tutti gli animali che vivono nei climi più freddi, la sopravvivenza in inverno dipende dalla possibilità di controllare la temperatura per evitare la perdita di calore dal corpo. Ma il controllo della temperatura è importante anche nei climi caldi, perché serve ad evitare il surriscaldamento dell'organismo. Alcuni mammiferi sono provvisti abbondantemente di ghiandole sudoripare molto attive. Il sudore umidifica la pelle e l'evaporazione serve a mantenere fresco il corpo. Invece di sudare, altri mammiferi si rinfrescano respirando affannosamente, così l'umidità presente sulla lingua dà luogo all'evaporazione. Ma qualsiasi sia il metodo per controllare la temperatura, tutti i mammiferi sono animali a sangue caldo e, fatte poche eccezioni, possono essere riconosciuti per la presenza di peli sul loro corpo. Ma probabilmente la caratteristica più particolare dei mammiferi è quella da cui deriva il loro nome. Il primo cibo per tutti i mammiferi piccoli è il latte, prodotto nelle ghiandole mammarie delle madri. Quasi tutti i mammiferi sono nati direttamente dal corpo della madre, di solito ad uno stadio abbastanza avanzato di sviluppo. Ma ci sono alcune eccezioni a questa regola generale. L'ornitorinco appartiene a un gruppo di mammiferi che depone le uova e che vive solo in Australia e nelle isole adiacenti.
L'echidna, o formichiere con aculei, appartiene anch'esso a questo piccolo gruppo. Un altro caso particolare è quello del gruppo di marsupiali che comprende i canguri. Le femmine di molte specie di marsupiali hanno delle borse dove i piccoli sono al sicuro. Questo è un parente molto stretto del canguro, è una varietà più piccola. Diversamente dalla gran parte dei mammiferi, insieme agli altri marsupiali, è nato ad uno stadio molto precoce dello sviluppo. Alla nascita era lungo soltanto 2 pollici, cioè circa 5 centimetri. Ora, dopo circa 5 mesi, qualche volta esce dal marsupio, ma vi ritorna sempre per mangiare e per stare al sicuro. La gran parte dei marsupiali, compreso il koala, vive in Australia e qualcuno si trova in Asia. Fa eccezione l'opossum, di cui si trovano esemplari nell'America del Nord e del Sud. Quando l'opossum è cresciuto troppo per stare nel marsupio della madre, si trasferisce sul suo dorso. I marsupiali e i mammiferi che depongono le uova sono solo una piccola percentuale sul numero totale delle specie dei mammiferi. Tutti gli altri mammiferi appartengono a un terzo gruppo, quello dei mammiferi placentari. Mentre questo cucciolo si sviluppava all'interno del corpo della madre, era unito a un organo temporaneo, la placenta, e attraverso questa riceveva il nutrimento dal sangue materno. I mammiferi placentari sono suddivisi in numerosi gruppi e quasi tutti sono altamente specializzati per un particolare tipo di vita. Alcuni sono specializzati per mangiare certi tipi di cibo. Il formichiere gigante appartiene a un piccolo gruppo di mammiferi senza denti o con denti poco sviluppati. Esso usa i suoi robusti artigli per sventrare una collinetta dei formiconi, cioè un nido di termiti. Poi cattura gli insetti con la sua lingua lunga e appiccicosa. I mammiferi di un altro gruppo molto più numeroso sono i carnivori, che significa mangiatori di carne. Non sono gli unici mammiferi a nutrirsi di questa, ma sono particolarmente ben attrezzati per la caccia. Hanno gli organi di senso molto sviluppati, gli artigli taglienti per catturare la preda e i denti canini lunghi e a punta per mordere la carne. Come tutti i carnivori, questi piccoli di volpe sono nati ciechi e bisognosi di aiuto e vivono insieme alla madre per parecchi mesi. Hanno bisogno di tempo per imparare a cacciare con successo. Gli orsi e alcuni altri mammiferi di questo gruppo si nutrono talvolta di frutta e verdura, ma molti carnivori mangiano solo carne. Ci sono altri mammiferi che sono specialmente adattati a mangiare cibo vegetale. Fra questi i roditori, il più numeroso fra tutti i gruppi di mammiferi. I roditori hanno i denti incisivi lunghi, a forma di scalpello, particolarmente adatti a frantumare semi duri e nocciole. I topi e gli altri roditori nascono ciechi e bisognosi di aiuto, ma il loro sviluppo è molto rapido. A soli 6 mesi d'età, i topi sono pienamente adulti e pronti per riprodursi. Una grossa percentuale della popolazione dei roditori va a finire mangiata dai predatori, ma la loro elevata natalità rende possibile la sopravvivenza della specie. Il tania e altri pochi roditori talvolta mangia insetti e altri animaletti, ma per la gran parte i roditori mangiano solo vegetali. Altri mammiferi vegetariani hanno i denti specializzati in maniera diversa. Gli ungulati si nutrono soprattutto di vegetali, foglie ed erba. Hanno denti larghi ben adatti a tritare questo tipo di cibo, grazie a un movimento della mascella da un lato all'altro. Gli ungulati sono specializzati anche in un altro modo. Tutti sono forniti di zoccoli, composti dallo stesso materiale che forma le unghie o gli artigli degli altri mammiferi. Infatti il nome ungulati viene da una parola latina che significa zoccolo. Uno zoccolo è un tipo di adattamento per camminare e correre. I mammiferi di questo gruppo sono più sviluppati alla nascita. Un puledro nato solo da pochi minuti comincia a reggersi sulle zampe.
Siccome è capace di muoversi autonomamente, ha buone probabilità di sfuggire a un predatore. Questo vale per tutti i mammiferi muniti di zoccoli. La sopravvivenza è legata alla capacità di muoversi insieme al branco. Quasi tutti gli ungulati e gli altri mammiferi sono propriamente animali che vivono sulla terraferma, ma ce ne sono alcuni che sono altamente specializzati per altri ambienti. I mammiferi di un gruppo assomigliano proprio agli uccelli, almeno se visti da lontano. Il pipistrello ha le ali, come le ha un uccello, ma invece delle penne ha una copertura di peli. I pipistrelli normalmente dormono durante il giorno appesi con la testa in giù alle pareti di una caverna o di un altro luogo riparato. Poi, quando scende la notte, diventano attivi e volano all'esterno alla ricerca di cibo. I pipistrelli sono gli unici mammiferi capaci di volare veramente. Alcuni mammiferi sono adatti al nuoto. I delfini e i loro parenti, le focene e le balene, hanno pochi peli o non ne hanno affatto sul loro corpo e la loro sagoma è molto somigliante a quella di un pesce. Ma invece delle branchie, i delfini, come tutti i mammiferi, hanno i polmoni e respirano ricavando l'ossigeno dall'aria piuttosto che dall'acqua. I delfini e i loro parenti nascono sott'acqua e vivono sempre in mare. I mammiferi di un altro gruppo sono adatti anch'essi al nuoto. Le foche e i loro simili cacciano nell'acqua per nutrirsi, ma passano anche molto tempo sulla terraferma, soprattutto durante il periodo della riproduzione. I piccoli di foca nascono sempre sulla terraferma. Le foche e molti altri mammiferi sono capaci di sopravvivere perché, in qualche modo, sono adatti per vivere nel loro ambiente. Ma i mammiferi di un gruppo, quello dei primati, ce la fanno per una ragione diversa. Questo gruppo comprende le scimmie antropomorfe, gli uomini e poche altre specie. Molti primati hanno il cervello particolarmente sviluppato e il corpo relativamente non specializzato. Questo significa che sono capaci di imparare e di adattarsi alle nuove situazioni meglio di ogni altro tipo di animale. La struttura corporea di un primate è una delle molte possibili varianti tra i diversi tipi di mammiferi. C'è più varietà fra i mammiferi che fra gli animali di ogni altro tipo e questo ha fatto dei mammiferi la forma dominante di vita dei vertebrati sulla Terra.